Il Covid ha stravolto anche l'economia della marineria di Schiavonea, una delle più produttive del Mezzogiorno d'Italia. Colpiti principalmente i piccoli pescatori artigianali, a cui sono venuti meno gli strumenti comunitari al fine di intervenire con bonus e liquidità. Cercate di attenzionare meglio il settore della pesca, perché questo è un settore fragile che va governato con molta attenzione, ma anche con progettualità dedicata, e soprattutto va governato con legalità e moralità. Prevale la rassegnazione, la confusione, tante le risorse strappate all'economia costiera, altrettanti gli sprechi di denaro pubblico. In questo momento sicuramente ci sono problemi anche di collocamento del prodotto, della mancanza di servizi organizzati per la pesca, in maniera particolare per la pesca artigianale. In questo ovviamente chiamiamo in causa i comuni costieri. E come se ciò non bastasse, grava sui pescatori una denuncia per occupazione abusiva di suolo demaniale. Non si riesce ancora, anche attraverso una ipotesi di sistemazione provvisoria e transitoria, a far rientrare tutte le imbarcazioni nella legalità, proprio in quel posto nel comparto numero 3 che il piano di spiaggia dell'ex comune di Cogliano Calvo, ancora vigente, dice che devono stare i pescatori. E con il comune, che avrebbe dovuto già realizzare una serie di servizi con strade di accesso e altri servizi connessi e molto rilevanti per la gestione allo sbarco di questi prodotti.